Ed eccoci qui il nostro venerdì, oramai lo sapete, in compagnia della nostra chef Letizia Monaco, che oggi ci preparerà una ricetta vegetariana. Sì, ben rivista, bentornati. Ben rivista a te Letizia, allora che ci prepari? Allora oggi facciamo una ricetta di recupero, decisamente, e facciamo un pancotto che arricchiremo con delle uova. Noi facciamo una porzioncina un po' piccolina, quindi ci mettiamo delle uova di quaglia. Ok, questa ricetta mi piace perché devo dire che il pane che avanza credo sia un dilemma, un po' un crucio di tutte noi casalinghe e nonne, perché comunque tendiamo sempre ad acquistare pane, poi magari diventa secco, non lo utilizziamo perché comunque il pane secco, duro, non ci piace, quindi compriamo pane nuovo. Perlomeno a me succede questo, a mucche, quindi faccio sempre crostini, pan grattato, però poi insomma arriviamo che alla fine che non riusciamo, esatto, che non riusciamo poi diciamo a smaltirlo, ed è un peccato perché noi lo diciamo sempre, in cucina non si butta via nulla, questa è una cosa importantissima, quindi ben vengano questi piatti che ci fanno recuperare i prodotti che avanzano. Alcuni piatti sono davvero buoni, cioè a me questo piace tantissimo, tra l'altro. Infatti. Bene. Allora, vediamo gli ingredienti? Sì. Allora, del pane raffermo, diciamo, dipende dal grado di vecchiaia, insomma. Questo è un pane di qualche giorno, perché poi dipende dalla quantità d'acqua che ci metteremo. Ok. Insomma, quello che abbiamo. Poi noi usiamo dell'alloro e del rosmarino per aromatizzare, sì. Della polpa di pomodoro, dell'aglio abbondante, olio e delle uova. Quindi veramente pochissimi ingredienti. Molto molto povero, sì. Okay. Chiaramente potremmo utilizzare anche uova normali, noi adesso facciamo la cocottina piccola, quindi ci sta meglio l'uovo di quaglia. Perfetto, cominciamo? Allora cominciamo. Prima operazione da fare. Allora, prima operazione è tagliare l'aglio e metterlo a soffriggere. Allora lo tagliamo a pezzetti piccoli. Che immagino si debba sentire, insomma. Allora, si debba sentire perché chiaramente, insomma, non è che ci siano tanti altri sapori se non quello delle erbe aromatiche. Ok. Questo è un piatto, Letizia, che mi sa tanto di tradizione, perché comunque il pancotto fa parte della tradizione gastronomica abruzzese. Sì. Era un piatto povero, quei piatti che si facevano una volta, no? Come dici tu, per recuperare, quando si faceva tanto pane e comunque rimaneva in dispensa, e assolutamente una volta buttare qualcosa di commestibile era veramente un sacrilegio, cioè poi c'era proprio anche la necessità di non buttare via nulla. E quindi era un piatto che si faceva, e devo dire che in ogni caso si faceva in modo diverso. C'è chi lo faceva in bianco, chi lo faceva in rosso, e chi aggiungeva altri ingredienti, quindi è una cosa che appartiene proprio alla nostra tradizione. Questo abbinamento con l'uovo lo trovo intrigante. Sì, insomma, diciamo che arricchiamo un pochino un piatto che effettivamente è molto molto semplice. Quindi stiamo facendo soffriggere il nostro aglio. Stiamo con facendo l'alloro. Soffriggere l'aglio con l'alloro e il rosmarino. Mettiamo la nostra salsa di pomodoro. Quindi dobbiamo far fare un sughetto. Facciamo fare un sughetto. Lo facciamo andare qualche minuto praticamente, il tempo di rapprendersi. Dopodiché aggiungiamo il nostro pane. Sì. Quindi in maniera anche grossolana, senza sì, tanto poi aggiungeremo, potremmo anche metterlo a fette intere. Adesso lo sto tagliando perché il tegamino è piccolo. Però sì, perché tanto poi aggiungiamo l'acqua, quindi si disfa. Ma questa è proprio una ricetta che mi sa di tradizione. Infatti, quando con il centro abbiamo realizzato il libretto delle ricette dedicato alla cucina delle nonne, ci sono arrivate diverse ricette di pancotto e devo dire che erano diverse l'una dall'altra. Eh sì, perché secondo me poi ognuno ha la propria ricetta, cioè la propria... Esatto, ma questa è un po' una caratteristica abruzzese. Allora aggiungiamo acqua o brodo, a seconda di quello che abbiamo, sale. E facciamo cuocere. Copriamo e niente, fin quando il pane si disfa. Chiaramente a seconda di quanto il pane è secco impiegheremo più o meno tempo. Ok. Allora, questo è il risultato. Sì. Quindi dobbiamo ottenere un prodotto che abbia questa consistenza, vedi? Ok.
Ma l'uovo ancora lo aggiungiamo? L'uovo ancora lo aggiungiamo adesso. Ah, quindi facciamo il cambio. Ecco, noi ovviamente facciamo abbiamo fatto vedere sì, perché comunque passaggi. Una ventina di minuti ci vuole per, okay. per farlo sfaldare. Okay. Okay? Ok? Allora, aggiungiamo il nostro uovo. Da quanto sono carine queste uova? Come si rompono? Allora, sono un po' delicate. Sono un po' delicate perché tende a rompersi facilmente il guscio. Ok, quindi... perché sono piccoline. Esattamente. Quanto sono belle. Allora, chiaramente facciamo scaldare e aspettiamo che si cuocia molto lentamente, quindi ci vuole un pochino di pazienza. Ah, quindi non andiamo a rompere? No, non lo andiamo a rompere perché a me non piace, preferisco così che con il tuorlo che rimane un pochino morbidino. Quindi lo copriamo e aspettiamo anche una decina di minuti magari che cuocia piano piano. Perfetto. Ed eccolo qui, risultato meraviglioso, Letizia. Il nostro ovetto cotto. Che bello, veramente bello. Quindi il piatto possiamo dire che è pronto. Il piatto è pronto, sì. E lo possiamo mangiare direttamente lo possiamo lì. Mangiare così. Che bello, guarda, questo mi fa pensare proprio veramente a una ricetta della nonna. Possiamo mangiare direttamente dalla nostra ciotola. Vedi, il bianco si è rappreso, il rosso è certo che questo ovetto di quaglia è proprio è bello, carino. Carinissimo. Sì. Ti dicevo, è proprio un piatto che mi fa pensare alla ricetta della nonna, alle ricette delle nonne. Abbiamo fatto una bellissima iniziativa con il centro a novembre, abbiamo fatto un inserto dedicato alle ricette delle nonne, ma lo rifaremo ad aprile, tornerà la cucina della nonna e saranno delle ricette dedicate alla tradizione pasquale. Quindi insomma veramente ci sono tante belle iniziative. Agnello a go-go, immagino. Assolutamente. Beh, Letizia, come smentirti? Sicuramente l'agnello sarà tra i protagonisti. Ma non solo, perché comunque la tradizione pasquale prevede anche tanti dolci, insomma anche delle ricette un po' più povere, sì, quindi insomma è un numero da non perdere. Bene Letizia, allora che dire, io ti ringrazio per questa bella ricetta, è una ricetta che potete tranquillamente rifare a casa perché è veramente semplicissima, pochi ingredienti, vegetariana ed è anche una ricetta bella sostanziosa perché comunque con la presenza dell'uovo è bella nutriente e quindi insomma è un piatto praticamente completo. È un piatto completo, è un piatto che riempie, dà molto conforto diciamo, sì. Anche con le ultime giornate di freddo. Lo diciamo? Coccolosa. Coccolosa. E sai che ho utilizzato questo termine anche per una ricetta di Marco Caldora. Coccoloso è un termine riferito ai piatti, un neologismo creato dalla nostra chef. Che cosa ti ha fatto di coccoloso Marco Caldora? Oddio, sai, non ricordo perché lui fa tante cose coccolose. Credo che era un piatto con... aveva sicuramente una vellutata di zucca. Adesso non... Quindi qualcosa di morbido, di avvolgente. Esatto, esatto, sì. Poi io adoro questi piatti, specialmente d'inverno. Veramente sono, secondo me, perfetti. Eh sì. Allora, grazie per questo grazie piatto, Letizia. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani con le nostre ricette senza glutine. Noi vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8, Chef in Cucina. Ciao! Le spezie sono piccoli concentrati di sapore che da sempre hanno affascinato l'umanità per il loro profumo, il loro sapore, la loro capacità di prolungare conservazione dei cibi e anche per il prestigio che davano a chi poteva permettersi di averli. Oggi è il modo di poter ridurre consumo del sale e anche dei condimenti.